Subsul amici, bentornati o benvenuti nel mio canale, io sono Adanai e oggi torniamo con The Wild Chronicles. Allora ragazzi, siamo ancora qua da Anne Mary, è passato un po' di tempo. Mi immagino nella mia mente che sia passato da quando lui è andato a vivere da lei circa 6 mesi. Come potete notare le cose non sono molto cambiate, lei è qua che sta risistemando il giardino, si sta occupando insomma delle faccende di casa. Anzi, vendi tutto, così facciamo un po' di simoleon, che non guasta mai, visto che i soldi sono sempre la nostra croce per ora. Mentre lui, ragazzi, è qua che guarda nulla. In realtà guardava la TV fino a poco fa, quindi dai, guarda la TV, non mi far fare brutte figure. Si guarda tra l'altro il canale per bambini, ok? Ognuno sceglie il film che preferisce, il programma che meglio crede. Lei è qua e sa anche il tuo mente non si sente nemmeno così bene. Rastrella le foglie perché lui non se ne occupa, a casa qua è un letamaio, cioè se non se ne occupa lei inizia un po' a stufarsi, perché diciamo che se i primi mesi era accecata dall'amore, quindi non faceva caso, non si poneva troppi problemi su questa sciatteria e pigrizia del compagno, adesso al contrario inizia a sentirsi un po' infastidita perché tutti i lavori a casa toccano a lei. Quindi, tra l'altro, guardate, lui ha lasciato qui un piatto, quindi rivieni qua a ripulirlo. Lei ora entrerà in casa e lo vede qui, come sempre, e gli dà fastidio. Tra l'altro, qua c'è anche da riparare il WC, lui non lo fa. Toccherà a lei farlo, deve anche usare il bagno, quindi sarà il caso di farlo. Lei è stanchissima, lui sta bene, a parte la fame. Ma è anche logico. In tutto bene, si è rotto anche questo, c'è sempre una gioia, ragazzi. Tante gioie per me e per Anne Mary. In tutto ciò lei ha continuato a investigare, ovviamente, sul mistero di Strangerville. E per un po' aveva un po' perso questa sensazione di essere seguita, ma non del tutto, ogni tanto ce l'ha ancora. Però comunque, vabbè, sì, va in bagno tesoro, esce, vomita, sì ragazzi, se vi è venuto un sospetto probabilmente è quello giusto, ma ne parleremo dopo, vieni qua e riparami anche questo. Lei però adesso è un po' stufa della cosa, lamentati della vita sentimentale, cioè, scusami, però è possibile che tu non faccia niente per darmi una mano? Quindi disputerà appunto di pulizia, perché lui in casa non aiuta minimamente. E lei comincia a essere stufa perché è tutto sulle sue spalle, lei non ne può più, finché era solo era un conto, ma adesso non solo deve prendersi cura di lei e di Fox, giustamente, ma deve prendersi cura pure di lui, perché lui è come un grande bambino troppo cresciuto, inizia a pensare che suo fratello Oscar non avesse poi tutti i torti. Ok, ha sistemato tutto, quindi adesso lei viene qui stufa della cosa e le dice: allora mi vuoi dare una mano in casa? Ma stai scherzando, cioè, ma io, sei tu più capace di me, insomma, iniziano a discutere, io sono più capace di te, io lavoro anche, tu non fai niente, hai trovato lavoro, hai mandato curriculum, hai cercato qualcosa, guarda, spengi pure, mi sono scocciata di te che stai qui sul divano, ehi, guarda, che io sono fatto così, che ti prende, mi hai sempre conosciuto così, e lei, insomma, è veramente arrabbiata, cioè, quindi gli urlerà contro. Detto, beh, fa allora, sai cosa? Gli urlerà lei. Fa così, io ceno per me, tu arrangiati. E lei infatti farà questo. Lei, a parte ci abbiamo qualche cosa probabilmente d'avanzi? No, non abbiamo neanche gli avanzi. Butta il cibo avariato. Comunque lei alla fine dice, potresti almeno andare a ripulire la pozza in bagno, almeno quello per cortesia.
Lui alla fine questo accetta perché la vede veramente arrabbiata, quindi decide a torto marcio, perfetto, infatti a torto marcio, lei invece sarà contenta perché aveva ragione. Questo invece cos'è? Rammarico istantaneo, ecco. Ah no tesoro, non ti rammaricare perché di fondo sì, avrei pure urlato, ma hai ragione tu. Lui non ti aiuta, per cui asciuga qui intanto. Tra l'altro ragazzi, domani è Halloween e vediamo se fare qualcosa, probabilmente qualcosa faremo. A questo punto, se lei tanto è buona, perché lei è buona, fai un chili di verdure per tutti. Tu vai in bagno, va. Razza di fannullone. Che mi piace, però veramente lui è pigro, si vede, i suoi tratti infatti sono pigro, sciatto, cioè raga, proprio il top di gamma. Lei è arrabbiata, sbatacchia anche il frigorifero. Molto bene. Guardiamola da qui, bene, c'è da buttare anche questo. Lo chiederà a lui e lui gli darà retta, quindi buttalo via tu, per favore. E lui potrebbe dirgli adesso un po' sabbattuta. Bene, sei contenta? T'ho dato ascolto, va bene così? Facciamo malizia. Condividi la teoria del complotto. Sì, vabbè, ormai avete visto anche chiedere la data di nascita prevista, perché sì, ragazzi, lei è incinta. Ma la vedremo con calma sta cosa. Lei ancora, nella mia fantasia, non sa di essere incinta, non ha ancora fatto il test. Bene, sei contento? Ho buttato via i tuoi preziosi rifiuti, principessa. E lei si irrita, però lì per lì tace. Finisce di preparare, triste e rammaricata, perché le cose non stanno andando bene. E lei è scadente, benissimo. Mi dispiace, ti tocca mangiare questo, chiama a tavola, va. Smetti di ascoltare sto scemo. Per favore siediti al tavolo, c'è un tavolo apposta. Vi ho fatto un tavolino apposta, no, ma noi ci veniamo a sedere sul divano. Perché sedersi al tavolo? Porca vacca. E c'è un piatto sporco anche qua, benissimo. Cosa fai, mia cara? Fa schifo, ok. Guarda, ripulisci, per favore. Va a riprendere il piatto anche di lui, perché figuriamoci se lui lo fa. Ripulisci anche questo e mi ripulisci anche questo. Visto che è venuto fuori una schifezza. E qua lui non ha asciugato neanche bene. O forse è rimacchiato dopo, chissà. Ve l'avevo detto che non era incentrato su Strangerville. Lo faremo, ma con molta calma e pazienza, senza fretta. Lui che sta combinando una mazza è qui seduto a non fare niente. E secondo me lui se ne va pure a letto. Allora, hanno litigato, quindi lei non ci vuol più parlare. Perché non puoi asciugare qui? Cos'è che ti dà fastidio? Vabbè, si asciugherà da solo. In questo caso fruga nelle tasche, fa il bucato, aggiunge la lavatrice, facciamo il bucato. Così domattina lo potrai stendere. Vai a dormire. Lei è stanca, morta, anche perché in realtà lei è incinta, anche se ancora non lo sa. Però appunto lei continua a sentirsi strana. Quindi ha deciso con sua zia e domani andrà con lei a fare una visita di controllo. Oh, buongiorno, caro, sventola anche la puzza. Dio che uomo e sei però, che schifo, cioè io odio ste cose. Sono un po' fissata per sta cosa. Lui secondo me la mattina si alza, la prima cosa che fa è venire a giocare una partita, smania di festa. Si può fare online, perché avrei scaricato una mod. My Sim Racing, va bene, con Michael Bloomberg, alle 6 di mattina, vabbè. Lei sta, lavorerà da casa. Viene in bagno. Usa. Lei ha la nausea, non si sente bene. Mette le mani. Lei, ragazzi, comunque dicevo, visto, non si sente bene. Ancora lei non sa il perché, però vomita quasi ogni mattina. Ti tocca anche ripulire, tesoro, mi dispiace. Aspettate, mi sa che devo fare una cosa qui. Esatto, voglio mettergli assolutamente le cuffie.
Potresti lamentarti dei problemi col piccolo Fox. Lei ha bisogno di sfogarsi ora. Le scoccia quasi dirla a suo fratello, perché già suo fratello non ha simpatia per il suo compagno, quindi per Lucas. Perciò non è che. Bene, quando hai fatto, tesoro, farai quella, preparerai la colazione e mi fai delle. Anzi, no, sì, fammi mangiare qualcosa, dai. Serve la colazione, uova strapazzate con pancetta, lamentati dei problemi con Fox. Oh, vedete ragazzi, la mod ora gli ho attivato le cuffie. Quando ora giocano online nella console gli vengono le cuffie per poter parlare con i suoi amici, bellissimo. Quindi lui è qui che chiacchiera con il suo amico e Supraia del gatto. Vabbè, che non che ce la vedo proprio a fare giochi online, ma insomma, c'era, ho messo anche lei. E lei è sempre più irritata. E anzi, guarda, appunto, te hai bisogno di sfogarti un attimo e manderai un messaggio. Via un SMS alla tua amica Jessica per dire: guarda, non ne posso più, effettivamente sono in una situazione terribile, non so più come fare. E la sua amica le risponderà magari proponendole di vedersi nel pomeriggio, magari a pranzo fuori, perché no? E lei accetta ben volentieri della cosa. Anche se vabbè è Halloween, quindi dovremmo indossare costumi, magari ci va con un costume. Ma intanto fai colazione. Lui ignora praticamente quasi tutte le tradizioni. Non vuole indossare costumi, gli piace solo lo spirito spettrale, dolcetto scherzetto e raccontare delle storie. Lei invece adora indossare costumi, quale piace lo spirito spettrale. Dolcetto scherzetto, raccontare storie, adora decorare. Ok, guarda, mangia per te, prendi una porzione, ti puoi sedere qui per cortesia? No, eh? Mai, mai che tu mi dia una gioia, va bene, vieni a mangiare qui fuori. Vuoi, non vuoi lei non vuole neanche più sentirlo, gli dà fastidio sentirlo lì che perde tempo giocando, non cerca lavoro, non fa niente. E lei inizia a essere un po' stufa di questa situazione. E un po', francamente, che le bazzica per la testa l'idea anche di chiudere questa storia. Però al momento, ecco, non se la sente ancora. Quindi lei farà un po' di yoga, come tutte le mattine. Appena avrà. Vabbè, l'ha appoggiato lì. Guarda, tesoro, se voglio dare una mano io, te lo pulisco io. Ah, ma lui ha fame? Mister, fo tutto io. Un po', vai, mangia anche tu, prendi una porzione e ti guardi la TV nel frattempo. Lei qui che fa yoga, cercando di rilassare i nervi, perché è piuttosto nervosa. Ma bene, è venuto fuori. Ma mi piace perché mi ascoltano, che ho una gioia. Vai a guardare la TV come ti ho detto, grazie. Fai yoga, cosa dobbiamo fare? Fare jogging, ok, lo faremo. Ma ascolta questa musica New Age mentre fai yoga e ti rilassi un attimo. Se no, la pace e l'armonia, ragazzi. La pace e l'armonia. Che in realtà non ha, perché insomma con quella sua relazione non è proprio il massimo della vita, no? Vediamo se c'è qualcosa, no, non c'è niente. Ok. Ho finito di fare yoga. C'è il rilassamento finale. Tra l'altro comunque ho cambiato i giorni in cui della durata della gravidanza, sono 4 giorni, sebbene adesso li farò durare più di 4 giorni. Cambia stazione, metti cantautore. Domani è ogni santi. E vai a fare jogging, almeno facciamo anche la. Ah, già che ci sei, svuoti anche i rifiuti. Lui, come al solito, molla qui tutto. Allora aspetta, prima di andare a fare jogging, mi riponi questo. Ripulisci questo. Lo porti nella cesta, questo lo butti via, guarda là. L'ho dato una scarrellata di compiti, di cose da fare. Lui è qui che non fa come sempre un tubero, guarda la TV, dampiedi. E raga, lei schianta di nuovo perché non ne può più, lei veramente non ne può più. Lei
Lui insulta, devi sposare di nuovo perché, cioè, dice, ma cavolo, ma vuoi fare qualcosa? Io, cioè, lei veramente non sa più che fare. Quindi, aspetta, scusami, ferma, fermo un attimo, auricolari, spegni. Dice, ma ti rendi conto che stai lasciando tutto a giro e lo dai quanto la fai lunga per un po' di calzini? Cosa? Se questo canta. Lei, irritata dal suo atteggiamento, se ne andrà. Vai a fare jogging, va. È meglio. E rimetti gli auricolari, accendi, metti cantautore. Lei ha bisogno davvero di sfogarsi, sgombrare la mente, perché non ne può più di Lucas e del suo disordine, del suo essere sciatto, del suo trattarla quasi come fosse lei la sua balia. Se all'inizio non gli pesava, adesso invece gli pesa e come. Ti fai una doccia veloce, almeno poi così, quick shower, velocissima, così dopo potrai andare a pranzo con Jessica. E Noemi, perché dovrà andare anche a fare la visita medica. Questa mod dovrebbe velocizzare un attimo la velocità di lavaggio, perché ci mettono una vita, perfetto. Che ragazzi, ho cambiato idea, invece di andare al ristorante, visto che non avevano neanche così fame, ho deciso di mandarle a questa caffetteria. Abbracciala. E abbraccia anche tua zia per salutarle. Ok, qui allora insomma fa la storia con Lucas, sta andando sempre peggio. Lei, sì, guarda, io non ne posso più, sto cercando di parlargli in tutti i modi. Però vabbè, andiamoci a prendere un caffè e poi ne parliamo. Ok, ha salutato anche sua zia. Guarda, zia, non parlarmi di Lucas. Adesso ne parliamo, ma bisogna di bere un po' di caffeina dopo. Ho dormito malissimo stanotte. Perché lei non sta bene, appunto, come già detto. Questo è tipo un negozio di alimentari, mi piace tantissimo. Vedete, comprare uno spuntino volendo, eccolo qua. Bene, bevi. Condividi lo spirito di Halloween, perché secondo me stasera avrebbero comunque pensato di vedersi. Però una volta condiviso lo spirito di Halloween, da Halloween, vabbè, cerca, ciao. Chiedi della sua giornata, lei si sfogherà un secondo. Le canta le doti del partner? Non credo. Lei sta un attimino parlando della situazione con Lucas, che non va bene, e sia la zia che Jessica le stanno dicendo che praticamente Lucas non è un uomo adatto a lei, che loro non possano dirle cosa fare, però certo gli stanno dicendo che merita di meglio, merita un uomo che l'aiuti in casa, che non si faccia più che altro curare così come se fosse un bambino e lei la balia. E lei è d'accordo. Poi la zia l'avrà sicuramente chiesto come sta, e lei dice: guarda, anche stamattina ho vomitato, io non sto bene, non so perché. E adesso la zia dice: dai, guarda, comunque adesso andiamo a farti visitare, così almeno scopriremo cos'hai. Quindi service, ragazzi, service, e ce ne andiamo. Altimi. Va bene, ok, perfetto, ma possiamo andare con entrambe. Quindi loro adesso se ne andranno a questa visita in cui magari scopriremo cos'ha lei che non va. Ok, lei è tornata a casa. La prima cosa che farà sarà venire a salutare Fox. Ragazzi, ha scoperto che aspetta un bambino. Ha scoperto di essere incinta. E trova lui nella piscinetta. Lui però adesso la vedrà e probabilmente si andrà a scusare con lei. Quindi vieni qua, falle un complimento per l'aspetto, fa una conversazione profonda, romantico, accarezza la guancia. Insomma, si scuserà un attimo perché: ciao, guarda, mi dispiace per aver litigato oggi. Non volevo che andasse così. Perdonami, cercherò di essere più attento in casa e non essere disordinato come mio solito, perché ti vai a sedere là e gli dai le spalle, malefico. Ah, raccontano una storia buffa, va. Farò del mio meglio, anzi, guarda, per dimostrartelo, farò io la cena e preparerò degli hot dog. Chi è costei? Chi è questo? Un'estranea che viene a bussare alla nostra porta. Bene, poi anche. Ah, dolcetto! Diamole il dolcetto. Una ragazzina viene a fare dolcetto scherzetto. Vai subito. Basta parlare con lui, per cortesia. Basta, basta, basta.
vai a dargli il dolcetto. Tieni il dolcetto, mia cara, goditelo. E abbiamo fatto anche dolcetto o scherzetto, il che mi piace moltissimo. Vai in bagno, per favore, mentre lui prepara qui la cena. Alle 21 abbiamo la festa, non in casa, ho deciso di farla fuori. Magari dai, riempi e chiama Fox per mangiare, altrimenti questa povera bestia non mangia. E lei adesso ha scoperto di essere incinta e non gliel'ha ancora detto, ha paura a dirglielo. Cioè, più che altro è un po' indecisa, perché vabbè, certamente vuole tenere il bambino. Però non crede sia il momento giusto per lei ad affrontare una gravidanza, un po' perché deve ancora risolvere la cosa di Strangerville, un po' perché non vorrebbe far nascere suo figlio in una situazione, nella situazione attuale in cui riversa la cittadina. E quindi niente, lei è un po' titubante, no? Di questa cosa. Lui ha preparato tutto? Oh, perfetto. Allora fai così, chiama a tavola. Ho scaricato anche una mod che impedisce ai Sim di prendersi il piatto in automatico appena finito di cucinare, così che almeno possano mangiare insieme. Ok. Però lei ancora non glielo sta dicendo. Però raccontagli una storia buffa, così almeno fai la cosa qui. Racconta una storia coinvolgente. Lei sta tergiversando. Non mi viene la parola. Tergiversando. Ok, quando mi impappino la lingua, ragazzi, sono meravigliosa, tra virgolette, sarcastico. E niente, quindi lei non riesce a dirgliela ancora. Vuole tenerla ancora per sé, più che altro perché vuole, forse, non lo so, capire probabilmente come affrontare la cosa, perché lei non vuole fermarsi nelle sue ricerche, lei vuole continuare a scoprire i misteri di Strangerville. Non ha ancora aperto la porta, ragazzi, da mesi che è chiusa, lei ancora non l'ha aperta e frema l'idea di scoprire. Lei si entusiasma per il pasto perché c'è, guarda, finalmente, sì, propone le nozze, no, assolutamente per adesso. Grazie per averlo fatto, mi ha fatto piacere questo gesto, anche se lei teme che sia solamente il fuoco di paglia, no? L'ha detta adesso, ma chissà se lo farà ancora. Dai che tra poco inizia la festa, racconta un'altra storia. Naomi, che vuole? No, non veniamo a cena. Tra l'altro, ovviamente, stasera alla festa non ci sarà la famiglia di Anne Mary, perché insomma sono a San Maishuno, quindi presumo non sia così vicino nella mia fantasia. Perciò insomma si vedranno solo con degli amici. Guarda, lui stasera darà il meglio di sé, ripone anche questo. Mentre lei ripulirà. E lei l'ha guardato, no, modo Dio. Non vorrei che lui se ne accorgesse. Potevi buttare anche questo, mia cara, no? Vabbè, facciamo così. Oh, eccoci qua, ragazzi. Questo Simmo, lei gli sembra di averlo già visto. È appena arrivata e c'è questo ragazzo, quest'uomo. E lei ha l'impressione di averlo già visto da qualche parte. Non è un loro invitato. In realtà, ragazzi, nel gioco sì, ho loro invitato, però nella storia no, non lo è. Lei ha l'impressione di averlo già visto, quest'uomo. Tra l'altro ho scaricato una mod che aumenta la scelta degli abiti, dei costumi. Lui si è vestito da pirata, effettivamente sta molto bene. Magari vieni qua, dallo un bacio, giusto per romantico, dallo un bacio sul collo, dai. Lei si è vestita invece da strega degli arachnidi. Ok, carinissimi. Questo lotto l'ho costruito io, volendolo potete trovare anche in galleria. Io direi qui da assumere un DJ professionista. L'ho immaginato come una specie di rave party. Ah, è qui il DJ, ma io lo voglio anche di qua. E per iniziare lui prenderà una bevanda. Lei non può bere, quindi ordina una bevanda. Prendiamo semplicemente c'è qualcosa alla frutta? Una cola, un sarsaparilla congelato, non so bene come si legga sta cosa, però va bene. Quindi la festa sta per avere inizio. Lui è qua che suona, tra l'altro, e lei è incuriosita, e quindi viene a guardarlo. Guardalo. Ah, benissimo, ha smesso. Fai così, fai una presentazione garbata, che lui comunque la guardava,
una presentazione garbata e magari potrebbe chiedergli: ma io ti ho già visto da qualche parte, mi immagino una cosa del genere. Anzi, prima le chiederò un dolcetto da festa, le lo fa giusto per rompere un po' il ghiaccio. Lui è vestito da ufficiale, da... grazie. Chiedi della sua giornata, in realtà gli sta chiedendo: ma ti ho già visto io da qualche parte, perché ho l'impressione non hai una faccia nuova. Qui, ragazzi, necessitiamo di fare una cosa. Dobbiamo fare un gruppo con lui, poi capirete perché. E continueranno a parlare un attimo. Complimentati per il costume, perché lei per ora sta parlando in maniera molto tranquilla, mentre lui è qui, potresti andare anche a ballare, dai tu. Ma lui dove va? Perché non ti siedi? Allora, lui si è un attimo allontanato, lei è qui che balla, in teoria, o che è venuto a ballare qui, e poi andrà a cercare il suo fidanzato, perché dice: dov'è? Non pogare, vai dentro. Che lui è qui che sta flirtando con questa, tra l'altro. No, vabbè, allora a questo punto... Ah, l'ha visto! L'ha visto! Lei l'ha visto? Mi fa vedere. Furia gelosa, per il tratto geloso. Neanche il diavolo si infuria quanto un sim geloso e offeso. Beh, ragazzi, lei giustamente qui si arrabbierà tantissimo. Perfido. Urla parole proibite a Luca. Se l'ha visto flirtare con un altro e lei impazzisce di gelosia, tu per cortesia la pianti di ballare. Lo respinge, gli dice: ma ti sembra normale, ti sei messa a flirtare con un'altra davanti a me senza il benché minimo riguardo, senza nessun rispetto, ma che persona sei? Cioè, urla contro, gli urlerà contro: io che aspetto anche un figlio da te, renditi conto. Eccola qui che glielo sta urlando, arrabbiatissima. Lei, ragazzi, adesso ha bisogno di stare un po' da sola, quindi verrà qua. E lei arriva qua e non si rende conto che lui la sta seguendo. Lei lo vede e un po' si stranisce, poi è arrabbiata, quindi secondo me lo vorrà mandare via. E che vuoi da me? Vattene per favore, lasciami sola. Dice: no, bisogna che mi facciano una scusa eleganti. E fa: guarda, io ho bisogno di parlare con te. Sì, tu mi hai già visto. E lei gli farà delle scuse eleganti. Ragazzi, guardate quanto ha recuperato con l'educazione. Cavolo! E allora, fatemi una conversazione profonda. Perché, ragazzi, qui è una cosa molto importante adesso. Conversazione profonda. Perché lui le sta dicendo: ascolta, io... tu in effetti mi hai già visto, io anch'io sto a Strangerville, proprio nella casa accanto alla tua, lì dove ci sono tutte le roulotte. Ah, lei fa: sì, ho capito dove. Quindi ti chiami, scusami, non mi ricordo. Le fa: guarda, mi chiamo Alec. Il punto fa è che tu non sei più al sicuro. Lei: cosa, scusa? Che significa che non sono più al sicuro? Perché lei... è confusa da questa uscita che è strana, ragazzi. Che vuol dire non sono più al sicuro? Fallo. Beh, io parlarne qui non è il caso, però ti ho tenuto ad occhio per tanto tempo, mi sta dicendo, e dobbiamo e devo assolutamente parlare con te, ma non posso farlo qui, questo non è il momento giusto. Come, e cosa devi dirmi? No, tu non puoi arrivare qui e dirmi che io non sono al sicuro. E fa: cioè, stai scherzando? E lui: guarda, lui l'ha detto, ci vediamo domani, vieni a casa mia. E lei lo guarda andare via, piena di domande, piena di dubbi. Lei è molto turbata, sia da Lucas che ha flirtato con un'altra, è incinta, più questo tizio che all'improvviso le ha detto: guarda, non sei al sicuro, devi assolutamente vedere, dobbiamo assolutamente parlare, ma non possiamo farlo qui perché c'è troppa gente, non è sicuro. Cioè, lei è veramente, non sa che fare, quindi lei ha bisogno di stare un po' da sola, secondo me camminerà un po', ha bisogno di stare in solitudine, non pensare a niente. Lei vuole già andare a casa perché si è stufata di tutto
È stanca, è nervosa, non vuole neanche vedere lui, secondo me. Quindi lei stasera non vuole nemmeno tornarsene a Strangerville, non vuole tornare a casa con Lucas, perché Lucas si è comportato male, effettivamente, si è messo a flirtare con Penny, voglio dire, anche Furente, ma di che sei Furente? Cioè, ha ragione lei, cioè, punto. E lei cammina a mezzo alle rocce, va bene, ok, questo delizioso bug, cioè, lei è qui che vaga. E non si sente nemmeno bene, quindi proprio, ragazzi, siamo alla frutta. Lei se ne andrà si dirigerà verso San Myshuno. Ok, ragazzi, lei è tornata a casa e è venuta qui da Fox. Avrebbe quasi l'intenzione di portarselo via, ma lui l'ha seguita, ovviamente. Viene qua e parlerà con lei. Non andrà a buon fine. Perché disputeranno. Mi dice, cioè, tu sei incinta? Fa lui. Veramente? Fa sì, fa bene, ti interessa qualcosa per caso? Forse probabilmente ti dispiace. Guarda, se poi te lo regalo io il biglietto per il Messico, così puoi fuggire con quella tizia lì. Penny Pizzas, ragazzi, no? Parliamone proprio con Penny Pizzas. Cioè, ti rendi conto, fa Lucas, di quello che è successo, di cosa hai fatto tu stasera? Ti sei messa a flirtare davanti ai miei occhi con un'altra donna. Fa, era solamente un commento. La stai facendo più lunga di quella che è. Fa, bene, allora se la faccio più lunga di quella che è, sai cosa fai tu? Te ne resti a dormire qui sul divano. Io vado a dormire, non ti voglio in camera con me. Chiaro? Cioè, lei proprio è furibonda. E lui alla fine non può fare altro che darle retta. Peccato che lei abbia anche fame, quindi facciamo che prenderà degli avanzi. Guarda, io ho fame, non ti voglio vedere in camera mia però. E lei, sei proprio una testona, fa lui. Guarda, non voglio dormire con te nemmeno io. Bene, quindi benissimo, con questa bella lite. E lui verrà qui a dormire sul divano. Lei se ne va in bagno e se ne andrà a letto proprio con un umore che le dà sotto le scarpe. E tra l'altro con molte cose a cui pensare. Tra le tante è se andare o meno domani da questo Alec. Che ha appena conosciuto stasera, gli ha detto che lei non è al sicuro e non sa perché, non sa che diavolo voglia dirle, non... ha solo capito che l'ha tenuta d'occhio e quindi probabilmente era lui che la seguiva in questi mesi, è lui che l'ha seguita e quindi lei è anche un po' arrabbiata per sta cosa, dice, ma questo come si è permesso di spiarmi, no? Giustamente. Quindi non sa se fidarsi e se andare là, anche se conoscendolo non gli aveva fatto una pessima impressione. Però insomma ragazzi è un po' una situazione complessa. Lei adesso ha bisogno però di dormire, quindi se ne andrà a letto, lascia stare tutti i panni che sono qua, non gliene frega una mazza, ha bisogno di dormire, riposarsi e non pensare più a niente. Però lei stamani si è svegliata con un solo pensiero in mente, cioè ha deciso di andare da quest'uomo. Ha deciso di andare da lui e sentire cos'è che ha da dirle. Oddio sì, lui secondo me se ne va in hotel. Vista la situazione, lui decide di non stare qui a casa e di andarsene in hotel. Starà via per ben 20 ore, ragazzi, non è poco. Siamo arrivati a casa sua e l'abbiamo trovato subito qui fuori. E dice, bene, adesso che siamo qui puoi parlarmene? Lui è anche polemico, ragazzi, quindi facciamo così, siediti insieme, andate in casa, perché lui vorrà andare in casa. Sarebbe stato carino che lui ti facesse strada, visto che è casa sua, perfetto. E gli dice lei, adesso finalmente possiamo parlare? E quindi fate una conversazione profonda, non cantate una mazza, mi raccomando. Vabbè, complimentati anche per la casa. Cioè, sì, è una bella casa, davvero bella, adesso che abbiamo fatto convenevoli. Dimmi, cosa c'è? Sei legato per caso anche tu al mistero di Strangerville? E fa, beh, sei intelligente, questo l'ho capito durante questi mesi, fa... E fai, quindi per quale ragione mi avresti seguita? Fammi capire perché. E lui le dirà perché mio padre, forse è il caso di raccontarti le cose dall'inizio. No, aspetta, prima di raccontarmi le cose dall'inizio, che lavoro fai se sei un militare? Che cappero fai nella vita? Elmeri ha appreso che Alec è capitano spia presso SIM. Dice, guarda, io lavoro, faccio l'agente segreto. Ecco, questo mi spiego tu, mi spiega tante cose, ma, però non mi spiega il perché tu stessi seguendo me.
ecco, vedi, forse è il caso che io ti racconti dall'inizio. Praticamente gli dice lui, mio padre era molto amico di tuo padre. E lei rimane sorpresa, cioè scusami, quindi tu conoscevi mio padre Jeremy? E fa, beh sì, io conoscevo, cioè io l'ho visto un paio di volte quando ero piccolo e lo ricordo a malapena, ma lo conosce molto bene mio padre, non ricordo come si chiama suo padre, scusatemi. Ok ragazzi, scusatemi, lui nel frattempo se n'era andato a fare jogging molto allegramente e fa, beh mio padre era molto amico del tuo. Tuo padre e mio padre hanno lavorato assieme al caso di Stranger, entrambi alla base vicina al cratere e si sono conosciuti lì. Lei è sporca, puzza, vabbè, scusate, l'alzo così, tanto non è una legacy. E praticamente lui e mio padre avevano un ottimo rapporto. E purtroppo lui ha saputo, insomma. Quando purtroppo è successa la tragedia, mio padre era in missione in un altro paese, non era più, era stato spostato da Strangerville e quindi non era presente, però gli fa, tuo padre l'aveva sentito prima, dopo la morte di tua madre, ha promesso al tuo che se mai gli fosse successo qualcosa si sarebbe sempre preoccupato per te, di stare attento, che non ti succedesse niente. Mio padre adesso è in pensione. E quindi questo compito è ricaduto su di me e io lo faccio volentieri per mio padre. E tu sei in una situazione pericolosa perché quello che nasconde il laboratorio è pericoloso. Io non posso permettere che tu ci vada da sola. E fa che, cioè, perché non ci deve andare da sola? Cosa c'è là sotto? Fa, guarda, anch'io non ne so tanto più di quanto non ne sappia tu. So qualcosa in più di te. C'è una. Si dice che ci sia un'enorme pianta, ma. Non è chiaro ancora, non so ancora di preciso cosa c'è. Ciò che so è che non devi farlo da te. Anzi, sarebbe assolutamente preferibile che tu avessi me, perché ci sono delle persone che preferirebbero senz'altro che tu non scoprissi niente, che le cose restassero così, perché tu saprai bene, gli dice lui, che da quando c'è questa situazione qua a Strangerville c'è dei grossi ricami economici sulle armi. E queste cose qua, per cui ci saranno sicuramente persone non felici. E quindi lei niente, lo saluta e se ne va a casa. Lui le ha fatto comunque giurare di non fare niente, di non tornare al laboratorio senza di lui, che è pericoloso, che lui comunque è addestrato molto bene. Anche lei, sì, certo, ma anche lei è nell'esercito, quindi lei non è che sia una sprovveduta, non è incapace. Però è meglio se va anche lui che ha degli addestramenti speciali, ha delle possibilità in più, essendo nella CIA, facciamo finta che Sim sia la CIA, che lei non può avere nell'esercito da normale soldato. E ragazzi, torna a casa e non trova qui Lucas. Al posto suo trovo un biglietto dove è scritto che se n'è andato per un paio di giorni perché ha bisogno di riflettere sulla situazione. Quindi vabbè, intanto lei riempirà il cibo per Fox. Lei è stanca, lei è veramente tanto stanca di questa situazione. Però da una parte si sente anche sollevata che lui se ne sia andato per un po'. Perché comunque la situazione è pesante anche per lei. E con questo, ragazzi, direi che per questa puntata ci possiamo fermare qui. Spero che vi sia piaciuta, se è così lasciatemi un like, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, cosa ne pensate di Lucas, cosa ne pensate di Alec e cosa ne pensate anche di Anne Mary. Io vi do appuntamento la prossima volta dopo avervi invitato a iscrivervi al canale e niente, a presto, sub sub!